Sono Sauro Maule e vi presento un po' la mia azienda, vi spiego un po' dove siamo. Adesso siamo a San Germano dei Berici, sui Colli Berici, e dove produco i miei vini rossi, quindi con delle varietà di Merlot, Tokaj Rosso e anche del Cabernet Sauvignon. Ho cominciato a vinificare nel 2011. Quando, con l'aiuto di Angiolino Maule, ho avuto la fortuna di cominciare a imparare un po' qualche tecnica di vinificazione e quindi a poter trasformare il mio prodotto, che fino a quel momento veniva venduto a cantine. Nel 2010, prima di cominciare a vinificare, ho cominciato un processo di rinnovamento degli impianti vecchi, che erano di famiglia, dei miei zii e della mia famiglia, per cominciare a piantare dei nuovi impianti con delle varietà di Merlot e Tokaj Rosso per quanto riguarda San Germano dei Berici e di Garganega prevalentemente, insieme con della Durella, del Pinot Grigio e del Chardonnay a Selva di Montebello. Ho scelto delle varietà tipiche del territorio e in più delle varietà come il Pinot e lo Chardonnay per avere qualcosa di più aromatico sui bianchi. A San Germano dei Berici invece ho cercato di tenere delle varietà come il Tokaj Rosso che sono abbastanza tipiche della zona e il Merlot e il Cabernet Sauvignon per il rosso che tuttora sto producendo, che è il rosso Calombarda. In vigna ho cominciato fin da subito a lavorare con rame e zolfo, cercando sempre di diminuire sempre di più le quantità a seconda anche della stagione. E mano a mano che siamo venuti avanti negli anni, quest'anno ho cominciato a fare anche un po' di sperimentazione con degli induttori di resistenza che a base di propoli, di alghe e di microelementi. La stagione fino adesso è stata abbastanza clemente dal punto di vista delle malattie in generale, quindi le zone dove ho provato a sperimentare con questi prodotti sono, controllando sia dal punto di vista della peronospora sia dal punto di vista dell'oïdio, non hanno grossissimi problemi rispetto alle vigne trattate con zolfo e rame. Questo mi fa ben sperare per gli anni successivi, per poter abbassare ancora di più dove sto usando il rame e lo zolfo, le dosi, quindi arrivare un giorno forse anche ad eliminarli, anche se non è facile, però sarebbe interessante. In cantina invece, diciamo che la vinificazione viene fatta senza l'aggiunta di nessuna sostanza e l'unica sostanza che può essere aggiunta a seconda della qualità dell'uva o di problemi fermentativi e dell'anidride solforosa, che nella maggior parte dei vini fatti negli ultimi anni non è presente neanche in piccole quantità. E anche questo mi fa ben sperare per il futuro per poterla eliminare, diciamo, da tutti i vini, stando molto attenti alle fermentazioni, avendo un po' più di attenzione in cantina, seguendo tutta la fermentazione del vino e assaggiandolo molte volte, molto più spesso rispetto a come ho cominciato a fare nei primi anni, e quindi arrivando fino alla totale eliminazione, come ripeto, nella maggior parte dei vini già accade. I primi due vini che ho cominciato a produrre sono il bianco Gran Selva e il rosso Calombarda. Il bianco Gran Selva, il nome, deriva dal fatto che l'uva con cui è prodotto, arriva una parte da Selva di Montebello e una parte da Grancona, dove con delle vigne vecchie si produce il Sauvignon. Per quanto riguarda il rosso Calombarda, il nome, deriva dal nome della via dove avevo dei vigneti di 45 anni d'età, che avevo in affitto, con cui ho cominciato a produrre il mio primo vino. Nel 2013 ho cominciato a produrre un terzo vino, che è una Garganega in purezza, ed è il Bianco Prix. Il nome Prix deriva da mia figlia Priscilla, che
è nata nel 2014, quindi nel 2013 mia moglie era incinta, ho pensato di dare il nome del vino, il nome della mia futura figlia.